La città ed il comprensorio sulmonese si stringono intorno al tribunale, al proprio tribunale, che un frainteso senso di economia vuole sopprimere. Le associazioni culturali, le associazioni combattentistiche, gli ordini professionali, commercianti, semplici cittadini, ieri sera tutti nell'aula magna del tribunale per manifestare il proprio dissenso. Tutti i rappresentanti delle varie categorie hanno preso la parola. La presenza e qui stasera il riconoscimento di quello che noi diciamo ormai da sempre, cioè che il problema del tribunale è un problema di tutta la città. La rappresentanza della giostra e delle altre associazioni credo che sia un dato estremamente significativo in questo senso. Finalmente si comincia a comprendere che questo è un problema di tutti, non solo degli avvocati. Però appare evidente che se non ci si rivolge a personalità elevate della politica, come ha sostenuto Taglieri, la nostra è una battaglia persa. Se non abbiamo persone che contano, noi non vinceremo la battaglia e non possiamo per il momento pensare di avere nostre rappresentanze, perché siamo convinti che di questo questo non sarà un risultato prossimo da venire, ma eventualmente lontano. Adesso abbiamo bisogno di chi ci aiuta, quindi dobbiamo chiedere a chi può aiutarci di venire incontro alle nostre esigenze. Se Sulmona perde la battaglia del tribunale, non potrà essere più chiamata città, ma sarà chiamata paesone, perché praticamente non avrà nessuna distinzione di fronte alle altre realtà. Ma non soltanto questo, il momento che noi stiamo vivendo è un momento particolare. L'abbiamo vissuto in altre epoche ed era legato alla perdita del distretto, e abbiamo visto che cosa è riuscita a fare Sulmona e abbiamo visto pure che cosa è riuscita ad avere in cambio Sulmona. Noi questa volta non dobbiamo fare una battaglia per avere in cambio qualcosa, dobbiamo fare una battaglia perché il tribunale resti a Sulmona. Occorre che i parlamentari della nostra zona vengano ora a sostenere la battaglia della città, non solo quando hanno bisogno di voti, vengono a promettere mari e monti e poi una volta nei palazzi non fanno più nulla per le comunità che li hanno eletti. Non facciamoci perdere l'obiettivo di mantenere il tribunale a Sulmona. Se ci sarà una lotta, tutti i rioni, tutti i quartieri, i borghi, i sestieri devono stare a fianco di questi avvocati e di questa battaglia.